La diffusione del tumore epatico sta aumentando rapidamente. Nel Salento si registra un'incidenza molto alta di epatiti virali, ritenute la principale causa di tumore del fegato. Nella maggior parte dei casi non è possibile intervenire col bisturi. C'è però una buona notizia. Oggi è possibile guarire se il tumore viene identificato per tempo. Per questo l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato ha organizzato a Lecce un corso avanzato sulle nuove frontiere dell'epatologia. Particolare attenzione è stata dedicata alla terapia farmacologica e mini-invasiva. Se questa era un'emergenza drammatica fino a qualche anno fa, oggi abbiamo numerose terapie che si chiamano mini-invasive che consentono un approccio diretto al tumore attraverso terapie loco-regionali, attraverso chemioterapie locali, addirittura attraverso radioterapie locali. Quindi la storia naturale del tumore, grazie anche a diagnosi precoce, è drammaticamente e completamente cambiata. Di qui la necessità di istituire sul territorio centri specializzati. Attualmente nella nostra zona, diciamo, del sud Salento, più che del Salento in generale, è alta l'incidenza in correlazione con l'epatite B, soprattutto con dei cluster familiari, e questo dovrebbe sensibilizzare un po' soprattutto sulla creazione di centri che siano destinati a seguire il paziente per tutto il percorso, sia dalla diagnosi fino alle terapie più performanti.